Rieccoci con un nuovo video. Come potete notare, quest'oggi utilizzerò i fantastici Surrealist Tarot. Come questo mazzo sia fortemente, inevitabilmente, inesorabilmente legato appunto al surrealismo e quindi alla psicanalisi freudiana, vi rimando per questo al link del video che appunto lascio in descrizione, un mio video che ho fatto appunto qualche settimana fa e che ho pubblicato qualche settimana fa, in cui appunto ho cercato di spiegare ovviamente in modo il più succinto possibile appunto il legame tra questo bellissimo mazzo, il surrealismo e la psicanalisi freudiana. Perché oggi utilizzerò appunto questo mazzo? Perché l'argomento di cui andremo a chiedere agli arcani necessita di un'analisi decisamente molto più approfondita. Quindi cercheremo un po' di capire la personalità, cosa pensa, cosa prova, se ha eventualmente anche degli scheletri nell'armadio. Cerchiamo un po' di capire il temperamento di una persona che avete conosciuto da poco tempo, con la quale sicuramente c'è un gran feeling, sicuramente c'è dell'attrazione, c'è una frequentazione, ma tutto ovviamente ancora agli albori, per cui non sapete se fidarvi o meno di questa persona, proprio perché appunto vi conoscete da troppo poco tempo. Quindi vogliamo cercare di capire, di chiedere agli arcani che cosa dovete sapere di lui che ancora non sapete, che cosa può emergere da questa stesa, che cosa pensa di voi, che cosa prova per voi e soprattutto appunto in riferimento al futuro come potrà appunto andare avanti la vostra frequentazione. Altra carta, voi sapete, per me fondamentale è appunto quella che riguarda il consiglio degli arcani, che voi potete seguire come tranquillamente non seguire, proprio perché comunque la vita è sempre nelle mani di ciascuno di noi. Allora, io inizio a mescolare appunto gli arcani e cerchiamo di chiedere quest'oggi a questo mazzo meraviglioso, questa persona che conosco da così poco tempo, effettivamente ha qualcosa da nascondere. Vediamo un po' se il vostro intuito, che in qualche modo magari vi porta a sospettare, ha ragione. Vediamo un po'. Allora. Perfetto. Allora, cerchiamo di inquadrarle il meglio possibile, anche perché comunque queste carte non sono piccolissime, per cui è facile poterle vedere bene, ma tanto come sempre vi ripeto, appunto poi comunque ve le faccio vedere, le porto proprio davanti alla videocamera. Allora,
Prima posizione, assolutamente importante e fondamentale, il presente, come questa persona vive questa vostra frequentazione. Questa è una carta veramente molto importante, eh? La regina di pentacoli. Allora, voi sapete che in tarologia la regina di pentacoli e la regina di spade rappresentano generalmente una persona che non è la consultante. Quindi potrebbe essere o una compagna ufficiale o comunque una frequentazione più o meno saltuaria che quest'uomo ha nella sua vita, che però obiettivamente non è per voi una rivale, ossia la regina di denari non è in questo caso una regina di spade, quindi non è una donna di cui evidentemente avere grande timore, non è una rivale, evidentemente potrebbe essere o una compagna, vi ripeto, ufficiale, nel caso in cui voi abbiate iniziato appunto una frequentazione con una persona sapendo che questa persona è già impegnata, oppure è una persona che ve lo ha tenuto nascosto e ve lo sta tenendo nascosto. Però vi ripeto, potrebbe anche essere comunque non soltanto una compagna ufficiale, ma potrebbe essere appunto una ex moglie o una ex compagna particolarmente presente nella vita di lui, con la quale lui ha un legame, parliamo di pentacoli, prettamente di tipo economico-finanziario. Per esempio, appunto, una ex moglie con cui condivide del denaro, oppure la gestione di figli. Oppure potrebbe essere in ambito però sempre familiare la figura di una madre, se questa persona è particolarmente giovane, oppure potrebbe essere appunto una sorella, una cugina, comunque una donna che è molto influente nella sua vita quotidiana, ma non lo è altrettanto da un punto di vista né emotivo né sessuale. Perché vi ripeto, non è una regina di spade, quindi non è per voi un'ipotetica rivale. Però è chiaro che, ragazze, nel caso in cui quest'uomo abbia iniziato con voi una frequentazione, sostenendo di essere assolutamente single, attenzione, cercate di capire effettivamente se quest'uomo lo possa essere sul serio. Nel caso in cui voi sappiate che questa persona invece è impegnata, diciamo che questa compagna è più che altro una sorta di amica con la quale lui veramente non ha più particolari scambi, se non qualcosa di limitato all'affetto. Vi ripeto, però, è una presenza stabile nella sua vita. Guardate appunto come è rappresentata questa regina nei Surrealist Tarot. Rappresenta appunto una sorta di grande albero, rappresenta delle radici che da terra si alzano verso il cielo per creare una struttura che in questo caso è umana o umanoide, ma che rappresenta quasi addirittura una casa, un'abitazione. Il volto di questa donna, guardate, pare fuoriuscire da una sorta di finestra e il cappello sopra la sua testa pare essere una sorta di tetto con un camino. La regina di pentacoli è casa per il consultante o comunque per il soggetto della stesa. Quindi ecco perché vi dicevo che potrebbe essere appunto una figura materna, nel caso in cui appunto questa persona vive ancora con la madre,
oppure una sorella, oppure, vi ripeto, una ex moglie che in qualche modo per lui è rimasta comunque importante. Ma non c'è nessuna tipologia di scambio con questa persona, perché i pentacoli rappresentano la vita materiale dell'individuo, non necessariamente la sessualità. Non parliamo di bastoni, non c'è desiderio, non parliamo di coppe, quindi non c'è amore. Qui parliamo di un rapporto che, anche se in essere, e anche nel caso in cui questa persona ve l'abbia tenuto nascosto, è un rapporto comunque, direi, piuttosto finito. I personaggi di denari spesso rappresentano appunto delle amicizie. Ora che mi sia venuta in apertura distesa e sia semplicemente un'amica, mi sembrerebbe appunto una interpretazione un po' forzata. È sicuramente una persona o con cui lui convive o con cui lui ha convissuto. Ovviamente nel caso in cui questa persona vi abbia detto di vivere assolutamente da solo e di non essere assolutamente impegnato, cercate evidentemente di fare chiarezza. Questo già è un andare un po' ad anticipare anche questo arcano. Vediamo un po' che cosa vede di bello in voi. Il 3 di bastoni. Questa persona ha una progettualità nei vostri confronti. Ha voglia di conoscervi, ha voglia di vedervi, ha voglia anche, ecco, vedete, in questo caso abbiamo i bastoni, quindi ha voglia di sperimentare la propria vita sessuale con voi. Quindi di voi è attratto. Per voi prova un'emotività importante, non c'è la freddezza della regina di pentacoli, dove, guardate, non c'è proprio sintomo di sensualità. In questo caso, ovviamente, invece, questa persona ha un'idea del vostro rapporto ben precisa. Guardate come cinge con forza e veemenza questo bastone. Quindi è una persona che sta attendendo, molto probabilmente anche di vedervi, probabilmente ha voglia di incontrarvi, se per esempio non vi siete mai incontrati, o di rivedervi nel caso in cui appunto voi vi siate già visti. È una persona piuttosto meticolosa però, perché tende molto a programmare in maniera direi anche abbastanza furbetta. Guardate infatti questa sorta di drappo che cinge la vita di quest'uomo, ha una colorazione che ricorda molto una scacchiera. È una persona che vuole programmare il più possibile incontri, comunicazioni, perché parliamo appunto di bastoni, quindi più attività, prestatemi il termine, da svolgere con voi, ma le vuole programmare in maniera appunto attenta, curata, discreta e, vi ripeto, meticolosa. Mi dà l'impressione comunque già da questi primi due arcani di una persona un po' furbetta. Sì, impulsiva da un punto di vista strettamente sessuale, ma perché chiaramente gli piacete da un punto di vista estetico. Però obiettivamente è una persona che appunto tende un po' troppo a pianificare e probabilmente anche a temporeggiare, perché il 3 di bastoni rappresenta spesso un'attesa. L'attesa di un qualcosa di positivo che lui ha voglia di vivere, su questo non c'è assolutamente dubbio. Tra l'altro guardate che questo uovo è schiuso e all'interno che cosa emerge? Un bellissimo pino verdeggiante che rappresenta l'eternità. Eternità di cosa? Di un sentimento, di una frequentazione. Quindi che questa persona sia o meno impegnata, questa persona vuole andare avanti a conoscervi, a vedere praticamente anche molto di più di voi, ad entrare molto di più nella profondità, proprio come questi bastoni che appunto affondano nel terreno ed entrano nelle profondità di un mare assolutamente
ondoso. Guardate appunto quante onde e anche qualche nuvola all'orizzonte, come se questa persona si aspetti però anche un temporale in arrivo. È come se questa persona avesse voglia, sì, di continuare a conoscervi, di conoscervi sempre meglio, ma in qualche modo è come se abbia ancora paura, probabilmente, di dover approfondire troppo il rapporto che c'è con voi. Difatti, questa figura, se notate, è sospesa. Vi ripeto, questa carta, il 3 di bastoni, è assolutamente duplice. Ossia, da una parte abbiamo una persona che ha una immaginazione fervida e molto positiva riguardo al vostro futuro. È una persona che vuole parlare di futuro con voi nei vostri riguardi. Ma in qualche modo comunque questo futuro gli fa ancora un po' paura. Perché probabilmente ha paura che in qualche modo o voi veniate a scoprire di questa regina di denari, oppure è una persona che ha paura evidentemente di scoprire dei nervi sensibili, per esempio una ex moglie, che evidentemente può averlo fatto molto soffrire e che è ancora così presente nella sua vita. Guardate questi bastoni, hanno dei germogli. Quindi vi ripeto, questa persona a volte alterna momenti di grande positività quando pensa a voi, di grande desiderio fisico, ma altrettante volte di pessimismo, di paura, come se sentisse la necessità, come vi dicevo appunto prima, di programmare, forse a volte in maniera un po' eccessiva, ogni suo movimento. Quindi, vi ripeto, non è una persona totalmente spontanea, è una persona che nasconde anche forse le sue stesse paure, ma forse perché se ne vergogna. A volte ci vergogniamo delle nostre tensioni interiori. Questa persona molto probabilmente se ne vergogna. Quindi, effettivamente, anche in questo caso c'è già un ulteriore consiglio che vi viene dato dagli arcani. Andate nella profondità di questo rapporto. Cercate di chiedere, fare domande. Ovviamente, ragazze, non in maniera invadente, però direi che è il caso di iniziare a capire meglio questa persona. Vediamo che cosa ha lui nel cuore, effettivamente. Allora, no, a voi, la regina di coppe, appunto. Allora, se l'altra in tarologia è appunto la regina di pentacoli o la regina di spade, in accezione decisamente molto più negativa, la consultante è la regina di coppe o la regina di bastoni. Ecco, in questo caso ci siete voi. Guardate che incredibile contrapposizione, l'una di fronte all'altra. Vi dicevo che per questa donna non prova più niente. Ecco appunto, nel cuore lui a voi. Lui prova delle emozioni molto importanti per voi. Non solo un'attrazione. È molto attratto con questo 3 di bastoni, lo abbiamo detto, ma è anche un uomo che pensa a voi programmando. Vi ripeto, anche un'ipotetica frequentazione, addirittura una storia da vivere insieme. Quindi è una persona che vi vede molto diversa alla regina di pentacoli. Ragazze, guardate, questa regina di coppe è assolutamente diversa rispetto a questa regina di pentacoli. Perché è completamente diversa? Perché guardate che la regina di coppe è una donna bella, è una donna sensuale, è una donna empatica, è una donna buona. È una donna che sa dare agli altri e sa darsi agli altri. Guardate, la regina di pentacoli, vi ripeto, rappresenta delle radici, ma sono delle radici quasi avvizzite, nerastre. In questo caso, invece, nella regina di coppe abbiamo delle radici verdeggianti, lussureggianti. La regina di coppe, con il suo amore, con la sua capacità di dare, da nutrimento a tutto ciò che la circonda. Quindi
La regina di coppe è in grado di essere madre, quindi è in grado di accogliere anche delle personalità piuttosto impegnative, magari proprio come la sua. Una personalità fortemente contraddittoria, una personalità che alterna momenti di ottimismo a momenti di pessimismo. Una personalità quasi iperlogica, molto poco spontanea, l'opposto della regina di coppe, ma la regina di coppe sa dare all'altra persona al fine di farla sentire talmente a suo agio da farla aprire. È come se voi foste in grado di far parlare questa persona e di tirargli fuori il meglio di sé, sfogandosi anche sul peggio di sé. La regina di coppe è totalmente diversa dalla regina di pentacoli, vi dicevo, non solo da un punto di vista appunto iconografico o cromatico, ma anche in quanto proprio ha significato di temperamento. Queste due donne sono completamente diverse. La regina di pentacoli può essere una donna di un segno di terra, quindi toro, capricorno, vergine, o può avere l'ascendente in un segno di terra, sempre toro, capricorno, vergine, o nel tema natale può appunto avere i pianeti principali, quindi la luna, Venere, Marte e Mercurio, in uno di quei tre segni appunto zodiacali, cioè i tre segni di terra, capricorno, vergine, toro. La regina di coppe è totalmente opposta, quindi solitamente è una donna o di un segno d'acqua, quindi pesci, cancro, scorpione, o ha l'ascendente in uno di questi tre segni, oppure ha uno più appunto pianeti di quelli che vi ho citato prima, che sono fondamentali per costruire l'aspetto appunto della personalità di un individuo per quanto riguarda la sua emotività, in particolar modo appunto la luna e anche in seconda battuta Venere, appunto in uno di quei tre segni, quindi scorpione, cancro e pesci. La regina di coppe è una donna fortemente amata e che sa amare. Quindi lui ama tutto questo di voi, la vostra vivacità, la vostra sinuosità. Evidentemente siete delle donne che lo avete attratto sin da subito, carnali, molto molto femminili. E lui ama evidentemente questa femminilità, che invece non ritrova assolutamente più nella regina di pentacoli, che invece rappresenta la freddezza, l'abitudinarietà, tutto ciò che è estremamente quadrato. Evidentemente deve essere stato con una donna molto più simile a lui, probabilmente da un punto di vista caratteriale, per poi accorgersi che invece evidentemente due persone così simili assieme non hanno fatto evidentemente faville, ma probabilmente appunto cozzavano perché troppo simili. Evidentemente in questo caso questa persona sta cercando una donna che sia diversa rispetto alla sua compagna o alla sua ex compagna, e quindi sta cercando una donna che sia anche diversa da lui, in modo che possa dargli quel qualcosa in più che a lui sfugge, quella gioia, quella vitalità, probabilmente anche quella giovinezza. Magari siete anche più giovani rispetto a lui da un punto di vista anagrafico, o anche se avete più anni di lui, evidentemente avete un temperamento molto vivace, che quest'uomo ama veramente tanto. Però adesso sono curiosa di capire un po' in questa posizione, cioè gli ostacoli effettivi fra di voi. Le paure. Allora, l'otto di spade. Allora, questa persona, cosa vi dicevo con il tre di bastoni, veramente si fa un sacco di bip mentali senza motivo però, perché l'otto di spade rappresenta le preoccupazioni, i pensieri autolimitanti, che però non corrispondono effettivamente in qualche modo al vero. Questa donna, guardate, è bendata, ma potrebbe tranquillamente in qualche modo togliersi questa benda. Tra l'altro guardate che ha a disposizione
una serie infinita di oggetti che possono fare al caso suo, delle forbici, delle piccole lame che in qualche modo possono portare questa donna appunto a togliersi questa benda, a tagliare il tessuto di cui è fatta questa benda, o può semplicemente farlo con le sue stesse mani, poiché non vengono rappresentate come legate in qualche modo. Anzi, osservate molto bene, guardate, qui c'è uno specchio che mostra la parte appunto posteriore della nuca. Se notate, questa benda non è annodata in maniera così importante, anzi sembra quasi che si possa sciogliere con una certa facilità. Di conseguenza, i pensieri che ha questa persona sono pensieri fortemente esagerati rispetto alle problematiche che ci sono nel presente. O è una persona che evidentemente non ha lasciato e non riesce a lasciare la compagna ufficiale per delle preoccupazioni di ordine economico-finanziarie, dicevo appunto prima che con la regina di Pentacoli ha un rapporto unicamente di tipo materiale, oppure questa persona, nonostante appunto abbia lasciato questa donna, non riesce ad allontanarsene del tutto, per cui appunto è una donna che continua in qualche modo ad essere troppo presente nella sua stessa vita. Questa è una persona che, come vi ho detto anche prima, con il 3 di bastoni, ogni tanto va un po' in situazioni di pessimismo inutile, perché in realtà potrebbe godere della propria vita. Guardate, qui abbiamo anche un profumo, una rosa, addirittura un rossetto. È una persona che potrebbe beneficiare di tutto ciò che c'è di bello nella vita, di divertimento, di godimento, di serate piacevoli, goliardiche, di festeggiamenti, ma evidentemente questa persona non è in grado di farlo, perché appunto ha delle ritrosie sue dovute dei pensieri tutti suoi che lo portano spesso ed improvviso a vedere la situazione più negativa di quello che in realtà non sia. Quindi questo è importante però, ragazzi, perché come reale ostacolo non mi è venuta la rivale, a parte che vi dicevo che non è una rivale, comunque non è venuta un'altra donna. Come vero e proprio elemento, in qualche modo di ostacolo, sono i suoi stessi pensieri. Perché vi dicevo che effettivamente per questa donna non prova nulla, ma è una persona che evidentemente se la canta e se la suona tutto da solo e che probabilmente si caccia nei guai a causa sua, proprio perché magari fa il passo più lungo della gamba per poi pentirsene. Ecco perché vi consigliavo appunto di in qualche modo andare a fondo nella conoscenza di questa persona. Se vi piace veramente così tanto, come presumo, perché se siete in questa stesa, cercate chiaramente di capire effettivamente quali possano essere le ritrosie di questa persona, perché alterna dei momenti di ottimismo a momenti di pessimismo, e soprattutto chi è questa donna che è così presente nella sua vita. Anche nel caso in cui sia una madre, obiettivamente, però è comunque una persona molto presente, che sicuramente figura importante per chiunque di noi, ma nel momento in cui ovviamente è iper presente anche per un lungo periodo della propria vita, quando anche l'età anagrafica ormai, diciamo, non consentirebbe più una presenza di questo tipo, è chiaro che evidentemente tra lui e questa madre c'è un rapporto simbiontico che non include una grande maturità in quest'uomo. Vediamo un po' l'ambiente che lo circonda. L'imperatore. Allora,
Quest'uomo ha una figura maschile che per lui è molto importante. Può essere o un padre, appunto, nel caso però in cui la persona che state frequentando è molto giovane, oppure potrebbe essere un amico o addirittura un capo, un collega, che però obiettivamente ha un ruolo molto importante nella sua vita. È una persona che potrebbe avere dei figli, come però anche il vostro uomo, potrebbe avere, vi dicevo anche prima, dei figli. È una persona della quale lui si fida molto. È una persona che ha i piedi per terra, è un imperatore. Quindi è una persona che sì, lo spinge alla carnalità, lo spinge al possesso. Evidentemente magari vi conosce o per esempio vi ha vista sui social. È una persona che lo spinge a conoscervi. Non è un vostro nemico, assolutamente no. È una persona, direi, piuttosto equilibrata, anche benestante, e vi ripeto, potrebbe essere o un capo o comunque un collega, quindi legato all'ambiente di lavoro di questa persona, oppure un amico, o addirittura un fratello, un parente, ma un parente però molto stretto. In questo caso potrebbe anche essere un padre. È una persona che condiziona molto le sue scelte. Tra l'altro, spesso l'imperatore è abbinato a due segni zodiacali piuttosto forti, l'Ariete e il Toro. Di nuovo abbiamo un rimando ai segni di terra. Quindi potrebbe essere una persona che ha un ruolo di grande comando nella sua vita, personale o lavorativo, professionale, e che condiziona anche particolarmente le scelte del vostro uomo. Solitamente l'età dell'imperatore si aggira tra i 40-45 ai 50-55 anni, quindi non è sicuramente un ragazzo di 20-25 anni, ma non è neanche una persona molto più grande, come potrebbe essere appunto un papa, che invece è una persona che ha un'età anagrafica decisamente superiore. In questo caso ha una media età, ma vi ripeto, è una persona molto equilibrata, molto stabile, che ha una sua vita anche sentimentale, direi, piuttosto stabile, evidentemente molto diversa dalla sua. Sono diversi caratterialmente, lui e quest'uomo. Ecco perché molto probabilmente lui si affida molto ai suoi consigli. Perché è come se questa persona riuscisse in qualche modo a riportarlo sulla giusta e dritta via. Ecco perché a lui piacete voi, che siete molto diversa da lui. È una persona che tende a circondarsi di persone molto diverse da lui. L'unico errore evidentemente lo ha fatto con questa regina di pentacoli, che invece è molto più simile a lui, ma con la quale evidentemente non c'è stata storia. Allora, vediamo a questo punto il legame però che c'è fra voi due. Questa carta è molto importante, un po' come tutte, ma questa in particolare, perché ci dice un po' il legame che si sta creando fra voi e questa persona. L'asso di bastoni. Allora, quando si parla di voi, si parla sempre di una sessualità, direi, piuttosto intensa, mamma mia. Allora, l'asso di bastoni rappresenta sempre il fallo maschile. Quindi è la carta della vita sessuale per eccellenza, è la carta del fuoco, è la carta della creatività, è la carta dei desideri, della progettualità, come vi dicevo appunto prima con il 3 di bastoni. È la carta di una persona che sta guardando verso il suo futuro. Lo vede sempre un po' nuvoloso, se notate, quindi con degli ostacoli,
Guardate qui di nuovo che cosa ritornano. Due elementi, di nuovo la scacchiera, che c'era appunto anche qua, e di nuovo questo mare così agitato, con queste onde così impetuose. Guardate, evidentemente quando questa persona pensa a voi, pensa a qualcosa di bello che lui vuole nella sua vita. Guardate di nuovo questi alberi, questi pini, di nuovo, così appunto verdeggianti. Quindi è una persona che ha voglia di mettere, guardate, radici nel rapporto con voi. E sa che è un rapporto che potrebbe anche andare avanti, che potrebbe essere anche benefico per lui. Ma teme comunque sempre la presenza di ostacoli, la possibilità di un rapporto che diventi forse troppo profondo rispetto a quanto lui potrebbe in questo momento darvi, e quindi è una persona che tende appunto a pianificare ogni suo movimento ed ogni suo spostamento. L'abbiamo detto con l'otto di spade, che questa persona è un po' ansiosa, ha dei pensieri un po' negativi a volte, come se non riuscisse a vedere un futuro del tutto al 100% splendido. C'è sempre un qualcosa che non gli va mai bene. Però vi ripeto, quando pensa a voi, pensa a un asso di bastoni, quindi pensa a un rapporto che sia assolutamente piacevole, soprattutto da un punto di vista fisico. È una persona che vuole continuare a sentirvi, non ci sono assolutamente pensieri di rotture, allontanamenti. È una persona che vuole andare avanti a conoscervi e, vi ripeto, anche a creare qualcosa di importante che metta radici. Voi lo fate stare molto bene. È chiaro che però è una persona che evidentemente deve cercare un po' di guardare bene dentro se stesso, per cercare anche un po' di lenire queste preoccupazioni che obiettivamente ha, e che, per quanto ci dice ad oggi la stesa, non sono così effettivamente importanti, così gravi. Nel caso in cui lui comunque abbia una compagna, evidentemente potrebbe iniziare a pensare di interrompere questo rapporto. Però è veramente una persona molto attratta da voi, particolarmente attratta, voi gli piacete tantissimo, siete la sua regina di coppe, quindi effettivamente vuole iniziare qualcosa con voi questa persona. Però vi ripeto, deve un pochino cercare di ragionare di più su ciò che ha a disposizione, sugli strumenti appunto, guardate, di cui lui comunque dispone, che potrebbero portarlo tranquillamente a risolvere qualsiasi problematica, non dico in un batter d'occhio, ma con una certa facilità. Evidentemente questa è una persona che appunto, come vi dicevo prima, si fa un sacco di bip mentali terribili. Vediamo un po' il consiglio degli arcani. Il carro. Allora, ragazze mie, cosa vi dicevo? Caratterialmente voi due siete molto diversi. Regina di coppe, tre di bastoni. Ebbene, ve lo confermo. Il carro, in questo caso abbiamo appunto questa sorta di locomotiva che fuoriesce da questo muro appunto di questa casa e che ha contrapposte una mela di un color verde molto acceso, quindi speranzoso e benaugurale, e dall'altra parte invece una pipa con questo colore invece decisamente molto più scuro. Solitamente il carro nelle rappresentazioni tradizionali appunto è dato da un auriga, da un principe che guida appunto un carro trainato da due destrieri, uno bianco e uno nero, totalmente opposti. Rappresentano anche due personalità completamente opposte, anche due visioni completamente opposte della vita, ma che non è detto che siano per forza inconciliabili. Chi l'ha detto?
È chiaro che in questo caso, nonostante ci siano degli opposti, la locomotiva sta comunque procedendo sul proprio binario in maniera assolutamente regolare. È chiaro è che però un rapporto così, diciamo, importante, nel caso in cui appunto prenda particolarmente piede, come si aspetta lui, con l'asso di bastoni, necessita anche dei compromessi. Se questa persona è così diversa rispetto a voi, deve comunque imparare a scendere a compromessi venendovi incontro. E probabilmente la prima cosa che dovrebbe fare è aprirsi un po' di più, perché ha una regina di coppe che è in grado comunque di ascoltarlo e di stimarlo e apprezzarlo, nonostante forse anche i lati più oscuri della sua stessa personalità. Probabilmente invece che aprirsi solo con questo imperatore, dovrebbe farlo magari anche con voi, che siete la donna che lui vuole. Perché io ve lo ribadisco, voi gli piacete tanto e c'è già del sentimento, c'è già dell'emotività nei vostri confronti. Ma lui ha notato che siete molto diversi, questo lo ha notato. E probabilmente è questo che lo spaventa. Ecco anche appunto queste paure. Il carro potrebbe rappresentare anche però la differenza geografica, quindi evidentemente alcuni di voi potrebbero abitare lontani in due diverse città o addirittura in regioni diverse o addirittura in stati differenti, se ad esempio vi siete conosciuti sui social. Questa potrebbe essere, diciamo, una delle caratteristiche del vostro rapporto che gli piacciono di meno. Ebbene, che cosa vi consigliano gli arcani in questo caso? Di cercare di conciliare tutte queste situazioni che in qualche modo vi oppongono a lui, facendogli da guida, da mentore, facendogli capire che appunto non è detto che, pur essendo così diversi e magari anche appunto pur abitando lontani geograficamente, questa situazione non possa diventare tutto sommato qualcosa di bello. Il carro rappresenta appunto un individuo così vittorioso che riesce appunto a vincere una battaglia importante, ma che apprende anche dalle situazioni negative che ha vinto. Guardate questa locomotiva che si porta praticamente con sé le macerie di questa casa, di questo muro che evidentemente è stato distrutto. Ma chiaramente si può apprendere anche dal passato. È importante, è un percorso di evoluzione la vita, una forma di maturità. Questa persona se ne lascia molto spaventare perché riflette tanto. Questo evidentemente lo castra anche a volte. Guardate anche questo fumo così copioso che fuoriesce appunto dalla locomotiva. Solitamente è anche questo un simbolo assolutamente fallico che rappresenta appunto l'orgasmo maschile, di conseguenza quello che vi viene ovviamente consigliato è di approfondire la conoscenza con questa persona anche da un punto di vista fisico, da un punto di vista sessuale, perché comunque siamo persone adulte e un rapporto a 360 gradi include chiaramente anche la sessualità. Cercate dunque di dimostrarvi assolutamente fedeli ai vostri principi, alla voglia che avete di lui, alla voglia di costruire con lui. Andate avanti per il vostro percorso, come fa questa locomotiva. Fatevi vedere forti, belle, vittoriose, sensuali, proprio come piace a lui. Poi guardate questo fumo, come fuoriesce copioso. Quindi in realtà grosse problematiche non ce ne sarebbero, anche nel caso in cui sia una storia a distanza. Quante storie a distanza ci sono? Tantissime, che vanno avanti anche per diverso tempo, anche per diversi anni. E non è detto che siano delle storie così terribili e dense di sofferenza, assolutamente no. E ve lo dico anche per esperienza personale. Vediamo la carta però che so che per voi è fondamentale, ossia il futuro. Vediamo un po' come procederà il futuro
con questa persona. Vabbè, ragazze, il sole, cosa devo dirvi? Allora, mamma mia, che carta meravigliosa. Allora, ragazze, siamo partiti da questa regina di pentacoli che ci piaceva veramente molto poco. A me particolarmente poco, perché è una carta che mal si sposa anche con il mio carattere, il mio temperamento, ovviamente da segno d'acqua. Chiaramente non potevo che apprezzare invece la regina di coppe. Allora, comunque, qui abbiamo la carta del sole. Iniziando appunto con questa regina di pentacoli, il sole rappresenta il venire alla luce del sole tutte quelle situazioni evidentemente nascoste che ci possono essere. Quindi, come appunto vi consigliavo già sin dall'inizio, cioè cercate in qualche modo di far parlare questa persona per dimostrargli, vi ripeto, anche che delle situazioni apparentemente difficili e apparentemente inconciliabili possono invece diventare qualcosa di bello e di importante. È chiaro che fateglielo capire, ma fateglielo anche in qualche modo assaggiare attraverso dei comportamenti pratici e concreti. Di che tipo? Gioiosi, allegri, spensierati, di a volte anche un po' leggerezza del rapporto, nel caso in cui questa persona sia impegnata e voi sappiate che questa persona è impegnata, cercate di non pretendere sin da subito una sua presa di posizione. Nel caso in cui invece questa persona vi abbia taciuto la presenza di questa regina di pentacoli, mi raccomando, chiedete sincerità, perché il sole rappresenta la sincerità, rappresenta la fedeltà all'onestà, ok? Quindi persone limpide, persone pulite, candide, moralmente ineccepibili. Fategli capire che appunto desiderate creare qualcosa di bello con lui. Guardate, il sole è dato da questo uovo che finalmente si è schiuso, cosa vi avevo detto, con il 3 di bastoni. Questa persona vede nel vostro rapporto qualcosa di molto bello, che sicuramente può assolutamente andare avanti e prendere una piega molto importante. Ebbene, con la carta del sole, in questo caso, il futuro è assolutamente molto, molto bello, perché fra di voi si aprirà una storia, una frequentazione molto bella rispetto evidentemente anche alle storie che avete collezionato nel passato, che avete avuto nel passato. Voi stravincerete su questa regina di pentacoli che evidentemente continuerà a vivere nella sua oscurità e nella sua freddezza, mentre voi nel vostro splendore, nella vostra bellezza e nella vostra gioia. Tutto ruoterà attorno a quello che voi in qualche modo saprete dare a questa persona, ma vi posso assicurare che voi altrettanto riceverete da questa persona. Riceverete calore, protezione, amore, sessualità, fedeltà, tanto sentimento, perché il sole rappresenta i sentimenti che non sono mai disgiunti dalla sessualità e viceversa. Quindi non è una persona che vi vuole usare, assolutamente no. Attenzione ragazzi, che addirittura il sole, essendo ovviamente nei mazzi più tradizionali rappresentato molto spesso con due gemelli, potrebbe essere che rappresenti appunto l'incontro con l'anima gemella, quindi potrebbe essere una persona veramente per voi assolutamente perfetta. Il sole rappresenta appunto anche tanti incontri, momenti appunto di grande intensità fisica, ma non sarà soltanto sessualità. Con questa persona non avrete solo un godere fisico, ma anche un godere mentale. Vi chiamerà, vi manderà quel messaggio che voi vorreste ricevere. È anche una persona che sa essere molto romantica. È una persona che vi metterà al centro dei suoi pensieri. E qui c'è questa regina di coppe nel suo cuore. Questa persona è già molto presa di voi, caspita, nonostante evidentemente invece vi conosciate da poco. Questa è veramente una stesa molto 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 bella, Poi con questo sole, caspita, addirittura è anche un arcano maggiore. Voi sapete che gli arcani maggiori hanno chiaramente
un'importanza maggiore e diversa rispetto agli arcani minori, perché rappresentano proprio anche un percorso evolutivo veramente molto bello e molto intenso, che porterà evidentemente questa persona a innanzitutto avere dei pensieri molto più positivi. Quindi evidentemente anche questo 8 di spade verrà sicuramente appianato. Queste nuvole che questa persona vede nel rapporto con voi evidentemente inizieranno a lasciare spazio ad un cielo molto più sereno. E questo mare così appunto ondoso, in tempesta, in burrasca, evidentemente lascerà spazio invece a una maggior serenità. Il sole, vi ripeto, rappresenta tanti incontri, rappresenta dei dialoghi molto aperti, molto puliti, evidentemente perché in qualche modo seguirete alla lettera appunto il consiglio degli arcani, soprattutto appunto il carro. E tra l'altro devo anche ammettere che obiettivamente le tempistiche del sole non sono poi così lunghe, perché tra l'altro rappresentano appunto una storia che si apre completamente in un lasso di tempo che va da poche settimane a circa 2 o 3 mesi, con però chiaramente un prolungarsi degli effetti anche oltre l'anno chiaramente solare. Quindi diventerà una storia secondo me anche molto importante, ma proprio perché si partirà da una importante apertura di questa persona che farà chiarezza, ma una chiarezza prima di tutto dentro se stesso. Questa persona agirà con grande lucidità mentale, proprio perché riuscirà ad appianare problemi, paure, insoddisfazioni. Vi ripeto, questo 8 di spade sicuramente verrà eliminato, si aprirà il rapporto con voi. Qui c'è tanta energia, vi ripeto, sia fisica ma anche sentimentale. E soprattutto, ragazze, il sole rappresenta, vi ripeto, anche l'onestà. Quindi o questa persona in qualche modo vi paleserà la presenza dell'altra persona, ma in qualche modo questa persona verrà evidentemente messa da parte, perché chiaramente poi con il sole andrebbe a cozzare, quindi questa persona sparisce in qualche modo dalla sua vita. Oppure, obiettivamente, questa persona si sta già allontanando da questa donna. Probabilmente gli serviva un buon motivo per farlo. Ebbene, questo buon motivo è arrivato. Siete la sua regina di coppe. Mi raccomando, non fatevi spaventare da questa presenza, perché qui avete un bellissimo sole. Mai come in questa stesa, veramente vi dico in bocca al lupo, mi raccomando, cercate di dare tanto come sa fare la regina di coppe, che tanto poi vi verrà tutto restituito. Buona fortuna.